Nel campionato di eccellenza, prima vittoria stagionale per l'Agragas che spada il tabù esseneto e conquista tre punti importanti per la classifica. Questo consente agli agrigentini di fare un bel passo avanti anche in coincidenza dei risultati dagli altri campi. A decidere la gara una conclusione del difensore Fallea. Per quanto riguarda le altre agrigentine, buon pareggio esterno per il Ribera Casteldaccia, altri pareggi per il Licata a Castelvetrano contro la Folgore e nel turno casalingo per la Gattopardo fermata dal Parmonfal. Cade invece il Camarat a Valderice per 3-2. In classifica comando il Due Torri con 16 punti, seguono il Licata con 14, il Valderice 13, l'Orlantina 11 e il Camarat con 10, l'Acraca si sale a 9 punti. Nel torneo di promozione l'Agrigentina perde ancora ed è la seconda volta consecutiva. La squadra del presidente Giovanni Castronovo è stata sconfitta a Canicattì per 1-0. La formazione allenata da Mauro Micichè ha terminato la gara in 9 uomini. Nel girone continua impetosa la marcia infetta dell'Aragona che ha battuto in casa il Fanarino di Coda Prizzi per 1-0. Il Raffadale di Longo riesce a fermare il San Giovanni Gemini sul proprio campo, perde ancora la Profavara in casa con il Terrasini, mentre il Cianciana conquista un buon pareggio a Buseto. La classifica guidata all'Aragona e Riviera dei Marmi con 14 punti, Strasatti Atletico Campofranco 12, Città di Terrasini 11, Cianciana, Agrigentina, San Giovanni Gemini e Campobello di Mazzara con 10 punti.